ragazze, buonasera. Scusate l'aspetto da rinchiusa in casa da 40 anni, ma ho appena finito di studiare e mi devo preparare per andare a fare allenamento. Prima però volevo farvi questo video che dovevo farlo da forse una settimana, no, di meno, comunque. E, prima di tutto l'aggiornamento della mia PSP, cioè lo smaltimento dei prodotti. Ho finito il labello, quello là che era nella confezione. Così, poco igienica. Ho deciso di non buttare la confezione perché è fattibile da riempire con non so, rossetti finiti, altre cose del genere, anche con ombretti, tipo quando si possono, si rompono, li smaciullo e li posso mettere qua dentro. E quindi fuori uno. Poi ho finito la crema anticellulite, l'ho anche aperta. L'anticello più della Bottega Verde, questa è la seconda confezione, ho già iniziato la terza e poi su questo ritorniamo. Con mio sommo, ma sommo, ma sommo, ma sommo dispiacere, è finito il colossal. Ebbene sì, è finito questo grande, grandissimo mascara. È assolutamente fantastico, non lo ricompro perché ho cambiato politica sul make-up, perché il make-up me lo acquisto io con i miei risparmi, perché la Maybelline è una di quelle marche che testano sugli animali e comunque non hanno un inci favoloso e altre cosucce del genere, però è un grande mascara, ma non si acquista più. E quindi ora ho aggiornato la mia PSP. All'inizio del mio percorso su YouTube feci un video sui trucchi che utilizzavo, però non mi mostrai questa, la seconda trousse della pupa cappuccetto rosso, questa qua è di mia sorella. In breve mi è finito l'ombretto rosa, mi è finito in un momento in cui tipo era domenica, quindi non potevo scendere a acquistarlo, mi serviva. Spulciando tra le cose vecchiotte, comunque, che ho deciso di finire tutto, cioè sia la roba mia che quella che è di mia sorella, perché tanto non la utilizza, per evitare sprechi. Ormai, cioè, anche se è quasi finito, è rimasto poco e niente, tutto smantellato, sono rimaste un pochino di cosucce e sto utilizzando, ho deciso di finire questo rosa, che è un bel rosa porcellino. È molto shimmer, un bel ombretto, quindi inserisco pupa 2, cappuccetto pupa 2 nei miei trucchi. Ritornando alla crema anticellulite, vi dissi l'ultima volta che ne ho parlato, che era finita e che stavo per iniziare questa, che avrei fatto un esperimento, cioè ho misurato, non si legge più, qua sotto qua avevo scritto la circonferenza delle mie gambe, l'ho misurata all'inizio, prima di iniziare a utilizzare questa confezione e quando è finita. Ho perso 2 centimetri, cioè 2 centimetri sulla gamba destra, sulla coscia destra e 2 centimetri sulla coscia sinistra. È un'ottima crema anticellulite. Questa crema, cioè la consiglio veramente a tutti, probabilmente non a chi ha un problema molto serio. Io alla fine solo un attimo di ritenzione idrica, non ho cellulite vecchia, pesante, soltanto sedentarietà, comunque studiando mi porta a star seduta per tante ore di seguito, bevendo poca acqua. E questa confezione mi ha aiutato, questo tipo di crema mi ha aiutato tanto. E ora un piccolo consiglio per eliminare la cellulite. Prima di tutto, ovviamente, bere tanta, tanta, tantissima acqua. Ne consigliano per depurare il corpo in qualsiasi occasione, non soltanto per eliminare la cellulite, bere da 1 litro a 1 litro e mezzo durante l'intero arco della giornata. Io prima non ci badavo, se stavo ora a studiare non mi veniva in mente, ok, ora devo bere. Quindi mi
mi sono munita, ora vi faccio vedere, di una bottiglia che riempio quando inizio a studiare. Questa è da 1 litro e mezzo, no, è da 1 litro e mezzo, sì. E durante l'arco di studio, cioè durante le ore che studio, cerco di finirla. Poi tanta passeggiata, ma tanta, camminare, camminare, camminare. Dei massaggi che io, oddio, qua ora non ce l'ho, però già ve l'ho mostrato in qualche video, utilizzo un massaggiatore elettrico con varie testine e in più una buona crema anticellulite fa tanto. Ragazzi, io ho perso 2 centimetri. Può sembrare poco, ma nella dinamica, tra virgolette, delle mie gambe si vede tanto, devo essere sincera, si vede tanto. Quindi sono stracontenta, strafelice, continuerò la mia battaglia contro la cellulite in estate. Yuppie! Va bene, e quindi, oddio, ho dato una botta forte, la luce stava per andare. Io vi saluto, vi mando un grosso bacione, ci vediamo, sentiamo, non so come dirla, lo dico sempre, nel prossimo video, quindi buona serata o buon pomeriggio o buona mattina o buonanotte, dipende quando vedrete questo video. Vi mando un grande bacione e in gamba!